Ciao a tutti, oggi sono qua per rispondere alle vostre domande. Vi avevo infatti chiesto sulla pagina Facebook e su Instagram se avevate delle domande o delle curiosità per me. Quindi oggi risponderò ad alcune di quelle domande. Dico ad alcune perché sono veramente tantissime e non mi immaginavo così tanto interesse. È vero che non filmo spesso video Ask Cibi perché non penso di avere una vita chissà quanto interessante, quindi ho sempre paura di annoiarvi e che non vi importi niente essenzialmente. Però mi avete fatto tantissime domande, ad alcune ho già risposto in video precedenti, quindi ve li lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Direi di partire dalle domande che mi avevate lasciato sotto il precedente video Ask Cibi, chiedo perdono perché risale a più di 6 mesi fa, quindi scusate il ritardo con cui vi rispondo, spero che siate ancora iscritti e che vi interessino ancora le risposte. Direi di partire da Son Daniel. Allora, domanda numero 1, che lavoro fai? Questa è una domanda che mi fate sempre, sempre, sempre. Sono attualmente una commessa in un negozio di scarpe e abbigliamento per lo più sportivo. Chi mi segue su Snapchat probabilmente lo saprà, perché tutte le volte che faccio degli snap sono al lavoro, purtroppo. Domanda numero 2, in video precedenti ho visto che ti piacciono e possiedi giochi Nintendo. Ti piacciono solo quelli o possiedi anche altre console? Per quanto riguarda i giochi, i titoli spesso più interessanti sono della Nintendo, quelli che mi interessano principalmente. Per quanto riguarda invece le console, io ho soltanto la Wii, la Wii U e il Nintendo 3DS. Non ho mai avuto la PlayStation o l'Xbox, quindi ho avuto soltanto queste console. Emanuele Porzia, avresti mai pensato di fare la YouTuber? Sinceramente no, perché sono una persona veramente molto timida e riservata e ho passato veramente diversi anni a pensare mi piacerebbe fare video, ma non voglio che la gente mi guardi, mi giudichi, quindi non avrei mai pensato alla fine di aprire effettivamente un canale. Hai in mente di fare uno speciale per i 10.000 iscritti? Ovviamente sì, ho intenzione di fare un giveaway abbastanza speciale perché io non ci credo che un traguardo che sta per arrivare, perché è incredibile, c'è 10.000 persone, sono tantissime, ma veramente tante. Poi per parlare di fumetti, di libri, di timidezza, è veramente un traguardo assurdo e inimmaginabile per me, quindi voglio fare qualcosa di veramente speciale per ringraziarvi. Per quanto altro tempo continuerai con YouTube? Finché ne avrò voglia, finché ne avrò la possibilità e finché mi piacerà farlo. Cat Syndrome, quali artisti stai ascoltando ora e quali sono le tue canzoni preferite del momento? Non ascolto tantissima musica, al momento però sono impallinata con una ragazza che fa per lo più cover di opening, ending, di anime che segue e mi piacciono tantissimo. Lei si chiama Amanda Lee e il suo canale, se non sbaglio, è Amalie & Lai, ve lo scrivo qui e ve lo lascio linkato qua sotto in descrizione nel caso fosse sbagliato o altro, comunque andatela a sentire perché è bravissima. Non ha una voce particolare, però le sue cover mi piacciono da matti, soprattutto quella che sto ascoltando a ripetizione ormai da settimane, Rere, ovvero l'opening di Erased, che a me piace tantissimo. Già la versione originale mi piace da matti perché è degli Asian Kung Fu Generation. Non so se l'ho detto nell'ordine giusto. Comunque, a me loro piacciono da matti, quindi già l'originale mi piaceva tanto, però questa cover mi piace alla follia. Un'altra cover sua che mi piace tantissimo e di cui amo molto anche l'originale è The Reluctant Heroes, se non sbaglio, che è il tema musicale poi di Levi, dell'Attacco dei Giganti. L'originale è forte, carica, è bellissima. Lei ha fatto invece una cover molto lenta, molto più morbida e delicata, una sorta di nananna, una lullaby. Quindi ve le linko qua sotto in descrizione, andatele a sentire perché è bravissima. E queste due canzoni in particolare mi piacciono da morire, ultimamente le sto ascoltando a raffica. Miss Sara Zero, ovvero la mia amica Sara. La tua OTP ufficiale preferita è quella non ufficiale? Devo dire che sono una capra in questo, quindi non so cosa sia ufficiale o meno. Comunque l'unica OTP che mi viene in mente in questo momento è Serena e Dan da Gossip Girl. Penso che sia l'unica coppia che ho adorato e shippato da sempre, dall'inizio, e a cui penso tutt'oggi. È l'unica che mi ha dato questo effetto, quindi sento di risponderti così. Se potessi avere un solo book boyfriend, chi sarebbe? Ovviamente Pita, lo sai. Quali sono i tuoi gadget libreschi preferiti?
Non lo so, al momento non so neanche quali possiedo. Ah, sicuramente le bacchette e la giratempo di Harry Potter. Io con la giratempo giro, giro anche in giro. Perché non riesco a parlare? Comunque io la giratempo la indosso anche nella vita di tutti i giorni, per andare in giro ovunque. Quindi mi piace veramente tanto come accessorio, probabilmente quello. Cosa ne pensi delle case editrici estere? Esempio, rapporto qualità-prezzo e qual è la tua preferita? Anche in questo caso sono una capra, non ne conosco tante, però una delle mie preferite, perché è una delle poche che conosco e che conosco abbastanza bene, è la Penguin. Uno, perché c'è un pinguino ed è già solo per quello stupendo. Due, perché mi piace molto il suo catalogo. E tre, mi piacciono tantissimo le edizioni dei classici che fanno. Quindi probabilmente quella, ma non saprei per il rapporto qualità-prezzo perché non conosco tante altre case editrici straniere. Se potessi scegliere una tinta barra trattamento per capelli con la certezza che rimarrebbero sani e non sbiadirebbero, quale sceglieresti? Probabilmente sceglierei di avere il mio colore naturale per sempre, di non avere mai capelli bianchi o grigi, di averli sempre belli e splendenti. Lo so che è una cosa abbastanza stupida e banalotta, però a una certa età incominci a pensare a queste cose. Concludo dicendo che sei una persona meravigliosa e fantastica e adoro e ammiro il lavoro che fai su YouTube e sul blog. Grazie mille Sara, ti voglio bene. Gaia Gerardi 98, so che ti sta piacendo Yuri on Ice in questo periodo e io lo adoro, esatto. Qual è il tuo personaggio preferito della serie? Molto probabilmente Yuri, perché mi rivedo tantissimo nel suo personaggio. Anch'io sono molto insicura di me e sono arrivata a capire molte cose tardi nella vita. Lui ha 23 anni e incomincia adesso a scoprire tante cose su se stesso, ed è la stessa cosa che è capitata a me, più o meno. Secondo te come finirà la stagione? Sinceramente non lo so. John Dragonheart. Ciao Doni, prima di tutto come stai? Grazie, sto bene. Volevo dirti che sei una persona fantastica, i tuoi video sono bellissimi, trasmetti sempre calma e serenità. Continua così. Grazie mille. Allora, ecco le mie domande. 1. Andrai a vedere animali fantastici dove trovarli? Assolutamente sì, conto di andarci sabato, quindi quando sarà online questo video ci sarò già stata e probabilmente vi avrò già detto la mia da qualche parte sui social. La tua coppia preferita in Harry Potter? Harry ed Hermione. Ho sempre ammirato e invidiato tanto il loro rapporto di amicizia. Vorrei tanto avere un amico o un'amica così. 3. Se potessi prendere un tè con il tuo scrittore o scrittrice preferito o preferita, chi sarebbe? Agatha Christie, assolutamente, perché mi piacerebbe poterla riportare in vita innanzitutto e io stimo e ammiro tantissimo questa scrittrice, uno per com'è la donna che era, scusate, per la donna che era e due per la scrittrice che era, mi piace veramente tanto. 4. Hai mai voluto cambiare il finale di un libro? Tantissime volte in realtà. 5. Il tuo animale fantasy preferito? È una domanda difficilissima, io così su due piedi non saprei rispondere. Probabilmente un gatto magico, ecco. Ti seguo sempre, saluti dalla Svizzera, grazie mille, un saluto anche a te. Nocturnal Blaze, qual è stata l'ultima lettura che per un qualche motivo ti ha delusa? Un abbraccio anche a te, Sara. Allora, direi Gemina, perché mi aspettavo un seguito ad Illumine, che è uno dei miei libri preferiti in assoluto, e così non è stato. Ma poi non ho neanche ritrovato le stesse, emozioni che avevo vissuto durante il precedente libro, quindi sono rimasta delusa sia perché la storia non continua, sia perché non ci sono i miei personaggi preferiti e sia perché non è riuscito ad emozionarmi quanto Illumine. Books and Bijou, immaginati un libro e un personaggio in difficoltà. Hai la possibilità di diventare un personaggio a tua volta per aiutare e consigliare il sopracitato. Chi aiuteresti? Domanda difficilissima, Linda, mamma mia. Allora, da una parte mi piacerebbe poter aiutare Pita perché è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, però non vorrei mai, mai trovarmi negli Hunger Games perché morirei prima ancora di poter dire Pita, quindi no. Probabilmente a sto punto aiuterei Harry nei momenti in cui si sente più solo, triste e abbandonato. È una sensazione veramente molto brutta e mi piacerebbe potergli stare a fianco. Aurora di Ming Zero. Come vi siete conosciute con Erika? Ah, questa è una domanda interessante.
Essenzialmente io la seguivo su YouTube, commentavo qualche suo video e un giorno ha iniziato anche lei a seguirmi su YouTube e ci commentavamo i video a vicenda. Poi penso sia andata così, adesso non mi ricordo benissimo, Erika, aiutami nel caso. Mi sembra di ricordare che a un certo punto Erika e Jessica stavano organizzando un incontro a Bologna. Mi hanno chiesto se avevo piacere di incontrarle un pochettino prima per appunto vederci, conoscerci per la prima volta dal vivo. E da lì abbiamo iniziato a parlare, ci siamo viste poi effettivamente a Bologna, abbiamo passato quasi tutta la giornata insieme ed è stata un'esperienza bellissima. Io ero super tesa e agitata perché ho sempre paura di deludere le persone che mi vedono dal vivo e ho sempre paura di essere una persona di peso, di non sapere stare in mezzo alla gente. Sono molto timida, quindi mi faccio un sacco di viaggi mentali, lo so, quindi ero molto preoccupata. Invece lei è stata gentilissima, mi ha messo subito a mio agio e da lì abbiamo continuato a parlare, a sentirci e niente, siamo qua e siamo, direi, delle ottime amiche. Io personalmente voglio tantissimo bene a Erika. Principessa Guerriera 007. Cosa ne pensi di Psycho Pass? Psycho Pass è un anime che mi è piaciuto veramente tantissimo. Soprattutto la prima stagione la trovo fantastica, perfetta. Mi dava un po' di angoscia e di ansia, ma ve ne ho parlato anche negli anime consigliati, quindi ti rimando magari a quel video che lo trovi, che trovi nelle schede qua sotto in descrizione. Chi è il tuo personaggio preferito? Assolutamente Kogami. Non penso che ci possa essere un'altra risposta a questa domanda. Mi saluti, mi chiamo Irene. Ciao Irene. Geco232, farai altri video sull'Ungheria? Se sì, quando? Prima di Natale voglio assolutamente fare un nuovo Cibi Modior in cui vi parlo magari del menù tipico ungherese per Natale o per le feste, insomma, che cosa si mangia, che cosa si fa. Già l'anno scorso avevo fatto un video in cui vi parlavo di alcune piccole tradizioni che avevamo in famiglia, però quest'anno pensavo di fare una cosa più incentrata sulla tradizione e il cibo, magari fatemi sapere che cosa ne pensate. Salutami nei tuoi video, ciao Geco232, non so come ti chiami realmente, comunque ciao. Eleonora Cito, c'è mai stato un anime barra manga in cui avevi grandi aspettative e invece ti ha deluso? Se sì, quale? Probabilmente Yokoi, il pulcino innamorato. Vi avevo fatto anche una sorta di video recensione, magari ve la lascio nelle schede qua sotto in descrizione. È un manga molto carino, soprattutto all'inizio, perché parla di una ragazza piccola, estremamente timida, e quindi all'inizio mi rivedevo tanto nel suo personaggio. Il problema è che non l'ho trovato particolarmente originale, i disegni di alcuni personaggi si confondevano, quindi non riuscivo sempre a distinguere i vari personaggi. Li trovo disegnati pressoché tutti allo stesso modo. E anche il finale l'ho trovato veramente molto scontato, banale, non lo so. Riponevo più speranze in questo manga. Se non al contrario, un anime barra manga che non ti convinceva e invece ti è piaciuto. Ad esempio, Le bizzarre avventure di JoJo, così di primo acchito mi sembrava un anime prettamente maschile, prettamente da ragazzi, e siccome a me non piacciono particolarmente gli anime di combattimento, pensavo non mi potesse piacere. In realtà mi sono assolutamente ricreduta, sono rimasta incollata fino al 26esimo episodio, mi sembra che la prima stagione sia composta da 26 episodi. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Mi ha stupita perché sì, è fatto principalmente di botte, cazzotti, violenza e sangue, però c'è una filosofia dietro al combattimento, ci sono varie tecniche che utilizzano per combattere e c'è soprattutto una storia che sta dietro ai personaggi che è molto complessa e articolata, una cosa che non mi aspettavo assolutamente, quindi mi ha stupito veramente tanto. Direi di concludere in bellezza con la domanda di Matteo. Voglio una reaction all'episodio 7 di Yuri on Ice su quella scena. La mia reazione è stata semplicemente questa, né caldo né freddo, perché me l'avevano già spoilerata in tantissimi, quindi non ero sorpresa quando è accaduta, però mi fa sinceramente molta rabbia che si stia dando più peso al lato sentimentale dell'anime piuttosto che a quello artistico e sportivo. Basti vedere i disegni, le animazioni delle esibizioni su ghiaccio che fanno veramente schifo e pena in alcuni punti, e per questo sono molto arrabbiata perché all'inizio questo anime prometteva veramente tanto, io mi aspettavo di vedere delle belle scene su ghiaccio.
faccio anche fuori dalla competizione, però non esclusivamente. Sto rimanendo abbastanza delusa da Yuri on Ice. Queste erano le mie risposte alle vostre domande. Fatemi sapere se avete altre domande o curiosità qua sotto nei commenti. Spero di non avervi annoiato troppo e ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao!